Al via il percorso per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. È stato firmato tra Regione, Comune, Provincia, Azienda Sanitaria Nord-Ovest, Soprintendenza Beni Archeologici l'accordo di programma che dà il via al progetto del nuovo ospedale. Un'opera da 245 milioni di euro che sorgerà nell'area ex Pirelli. L'assegnazione dei lavori è prevista nel 2021 e la fine dopo 5 anni. Un ospedale moderno e attrezzato, il primo che nascerà in Toscana dopo l'emergenza Covid. Noi oggi abbiamo anche messo nel conto qualcosa come 1.600 posti letto in più di cure intermedie, per spiegarsi, insomma, quando la gente si lamenta che è dimessa troppo precocemente, bisogna che ci siano strutture che riescano ad essere una connessione tra ospedale e territorio, sia in entrata verso l'ospedale che in uscita dall'ospedale. È un impegno forte che abbiamo preso anche dopo il coronavirus. Un ospedale che sarà in grado di facilitare il lavoro degli operatori sanitari e rendere più sicuro il percorso per i pazienti attraverso i moderni processi di diagnosi e cura. Sarà un ospedale moderno e flessibile, ma anche rispondente, che tiene conto pur della recente drammatica esperienza Covid. Quindi sarà un ospedale improntato ai criteri della separazione dei percorsi, della separazione tra l'attività ambulatoriale e di ricovero, insomma un ospedale veramente all'avanguardia. Il trasferimento delle attività dal vecchio ospedale al nuovo avverranno a lavori finiti. Indubbiamente questo progetto è nettamente più bello del precedente e poi c'è un aspetto legato alle risorse finanziarie. Questa struttura si costruirà con meno soldi, però i finanziamenti rimangono quelli e quindi noi abbiamo una quota da poter destinare al recupero dei vecchi padiglioni.